Sognatori, è arrivato il momento di far vedere il nostro camper. Andiamo a vedere com'è fatto al suo interno. Allora, scaletta. Apriamo la scaletta e voilà. Ed abbiamo subito la postazione di guida. Come potete vedere, una postazione bella larga. La cosa figa è che i sediolini si girano in modo tale che quando c'è bisogno di stare fermi, si ha più spazio, ci si può sedere e... ed ecco tutta la visuale che abbiamo. Qui abbiamo un bellissimo tavolino con due sedie dove si può mangiare, finestrino, tutti i finestrini sono, si possono alzare con zanzariera, vedete, e antioscuranti per la notte, e tutti quanti si possono aprire per far passare aria. Nella parte sopra abbiamo un'altra presa d'aria sempre con zanzariera e tendina per la notte, e poi abbiamo qui il magnifico frigorifero. Già l'abbiamo riempito con tantissime cose, si apre da tutte e due le parti in modo tale da qualsiasi parte ci si trovi, è comodo. Poi abbiamo il cucinino, voilà, dove cuciniamo il caffè. Fino ad oggi abbiamo cucinato per ora solo il caffè, poi abbiamo mangiato quasi tutti i pasti freddi. Lavandino, ed ora arriva la parte più bella che è il bagno, ragazzi, guardate qua. Doccia, gabinetto, lavandino, specchiera e tutto quello che serve. Poi vi farò un video più specifico di come funziona proprio nello specifico il bagno del camper. E adesso arriva la parte più figa, guardate qua, la nostra stanza da letto con vista mare, paradiso, vista in pratica quello che tu preferisci. Ed è un letto, com'è il letto? Chiediamo alla diretta interessata, com'è il letto? Allora, la prima notte, devo dire, mi sono dovuta abituare, ma già dalla seconda, sembra che ho dormito veramente bene. E poi il fatto, come avete visto anche nelle storie stamattina, il fatto di alzarsi e trovare questo spettacolo davanti è veramente figo. Poi sì. Si ha, ed è comunque abbastanza grande, cioè io sono grosso, peso 110 kg, sì. Sono un armadio, il letto è abbastanza grande, e poi si ha sopra anche un buon materasso, un altro finestrino prendi luce, e poi si ha il materasso. Questo è il cuscino del mio amore perché è incinta e deve stare col cuscino bello comodo, e poi il materasso che voglio far vedere. Bello. Ce ne sono anche due in realtà, perché qui potrebbero dormire quattro persone. Sì, questa parte qua in realtà si può mettere la rete e si mette la persona, due sopra e due sotto.